Riguardando le vecchie puntate ufficiali, mi sono accorto che non ho mai inserito un vero e proprio vlog, o comunque sia, non ho mai iniziato una puntata o intervallato con un vero vlog. Cos'è il vlog? Il vlog è... non lo so manco io cos'è il vlog, però è... È il parlare liberamente, tagliando giustamente i pezzi che non servono. Dici, l'hai sempre fatto? No, perché il vlog è diverso. Il vlog è proprio un rapporto più intimo con il telespettatore, quello che con lo spettatore che sta guardando nel web il video. Infatti adesso vi farò vedere un esempio di cosa vuol dire vlog, perché l'argomento di cui parliamo oggi, sempre legato a io sono stanco ovviamente, che è l'argomento principale di questa stagione, è sull'Italia, cioè sul nostro paese. Quindi io sono stanco, lo possiamo benissimamente, vabbè non si dice, lo possiamo collegare benissimo con il fatto che un po' tutti siamo stanchi di sentire il paese dell'Italia fa schifo per questo, il paese dell'Italia fa schifo per quello, è bello per questo, e perché prendiamo una decisione, decidiamo se ci piace o no il nostro paese. Di conseguenza però io non mi voglio astenere, dirò il mio pensiero alla fine, ovviamente a mio modo, giustamente, come faccio in ogni puntata. E adesso volevo, io ho inserito un po', accennato che avrei fatto questa puntata su Facebook appunto, e avevo invitato chi volesse a scrivere qualcosa sull'Italia, e mi sono arrivati in particolare tre pensieri. Io andrò a leggere citando appunto il nome di chi lo ha prodotto. Ovviamente coloro che l'hanno scritto sono pienamente d'accordo nel dire il loro nome, perché lo avevo specificato nel bando che avevo inserito su Facebook. Quindi adesso vi faccio vedere una cosa classica che si fa nei vlog, ovvero prendere la videocamera e portarla. Faccio questo, aspetta. Ok, sto prendendo, vabbè sì, la luce è un pochettino a cavolo, però io adesso spostiamo la luce qua, ok, così, vedete, questo è il vlog, sì, voi direte non lo inserire più, fallo solo stavolta, possibilmente sì, però lo volevo fare perché non l'ho mai fatto, quindi è divertente. E adesso io prendo i miei appunti, che ho dimenticato, sì, e vi andrò a leggere questi pensieri. Sono molto importanti per questa puntata, perché ripeto, si basa su questo. Volevo fare una puntata in questo modo. Allora, ah no, ma è nel foglio, ecco, non era nel blocco, me li ero scritti sul foglio, ecco qua, questo, sapete? Questo qui. Allora, sono i nomi giustamente delle persone che mi hanno lasciato questa cosa, e vado subito a leggerlo. Allora, questo è il messaggio che mi ha inviato, vediamo se riesco a zoomare. Eccoci qui, Caravello Ilena. Allora, Caravello Ilena, intanto ti ringrazio e andiamo a leggere il messaggio. Salve, mi chiamo Ilena e vivo al centro Italia. Dopo aver girato un bel pezzo di mondo, dico con orgoglio che l'Italia è uno dei paesi più belli e quindi voglio restare qui. Non faccio come molti che, non trovando lavoro, occupazione o quant'altro, vado a vivere all'estero. Dobbiamo lottare ed unirci tutti insieme con validi obiettivi, senza critiche, ovvero sbracciarsi ed organizzarci con impegno, sacrificio e volontà. Quindi produrre con umiltà significa che non mettere in saccoccia quei pochi spiccioli, ma investire sulle attività e credere in ciò che si fa, con onestà e correttezza. Urlare al nostro governo che noi ci siamo e che vogliamo restare, quindi che si sbraccino anche loro nel riformare tutto ciò che è possibile e dare una grande sberla morale ai paesi europei che sghignazzano dal ridere, anche se loro non sono messi meglio di noi. È una guerra fredda economica mondiale quella che stiamo vivendo, e quindi concludo senza alcuna polemica dicendo: produciamo, inventiamo, stiamo uniti con umiltà e spirito di sacrificio, senza alcun suicidi e vergogne, ma solo con impegno e volontà di esserci possiamo farcela. Grazie per avermi letto. Io ringrazio te per aver spedito questo messaggio. Passiamo al secondo. Sì, il secondo messaggio è di Lucia Fariselli, che voi sicuramente l'avete conosciuta, perché lavora con me con radio, o meglio, io lavoro con lei in radio, perché gli curo completamente tutta la regia di Radio Rock and Web, che ricordo, andatela a vedere, andatela a sentire, e quindi questo è il messaggio di Lucia Fariselli che gentilmente mi ha voluto inviare.
Nonostante non sia più come qualche anno fa e sia cambiato un po' tutto, sono innamorata della mia nazione e sono orgogliosa di essere nata nel paese più bello e ricco di ogni bene del mondo. Mai potrei lasciare il sole, il mare, la gente, i sorrisi ed il calore umano di questa nostra bellissima Italia. L'amo alla follia e Roma con le sue grandi braccia ci avvolge e consola soltanto a guardarla facendo una passeggiata, rendendomi ricca anche senza un soldo in tasca. Roma, amor mio. Lucia Fariselli. Io Lucia ti ringrazio, è veramente un bellissimo pensiero. Arriviamo all'ultimo, che è di Antonella Cavicchioni. Sì, lei mi ha inviato addirittura un'email. In questo modo faccio vedere che non so tenere la mano per... Ah, eccola qua, Antonella Cavicchioni, perfetto. E adesso vi leggo, lei addirittura mi scrive: ciao Michele, questa è una poesia scritta in un momento di rabbia per la situazione che stiamo vivendo. In essa parlo di cambiare le scelte e di diventare opportunista, ma poi, ripensando, ho sempre saputo che non ce l'avrei mai fatta. Vedi se ti può essere utile. La poesia si intitola Core con tre punti esclamativi. Antonella Cavicchioni. No, io ancora non l'ho letta, vi dico la verità, perché la volevo leggere live qui nel vlog, però penso che racchiuda un pochettino i due messaggi di prima e un po' il senso che voglio dare a questa puntata. Quindi intanto ti ringrazio Antonella anticipatamente e adesso andremo a leggere la tua poesia. Spero di renderle onore alla poesia. E se rivengo al mondo cambio tutto, voglio essere alta, magra e cattivella, l'egoismo soltanto come frutto che mi aiuti a campare una vita bella, piena di gente falsa e malandrina, buona a parlare solo male di tutti, a buttar fango a chili na latrina. E deride individui ormai distrutti, voglio sorride se mi viene da piagne, e voglio camminare a 6 metri da terra e fa sembrare decori le magagne, esse falsa e buciarda ma sincera, circondamme dei poveri dementi sempre pronti a pulire i fondelli, e scordamme di tutti i sentimenti per confonne li brutti con i belli. Poi voglio arrivare prima dappertutto, per essere l'unica a prendermi le elogi, ignorare chi davvero è distrutto. Eh sì, lo voglio fa, comincio oggi. Ma che sto a dire? Mi sono rincoglionita? Ma come faccio a farmi sta violenza? Perché mi devo rovinare la vita io, che al posto dell'occhi c'ho la coscienza? Oddio no, non posso arrivare a tanto, non ce la posso fare da tanto dolore. Preferisco affidarmi spesso al pianto, ma non mi voglio mai scordare del core. Ciao Michele. Io ti saluto perché ti saluto anch'io e ti ringrazio perché sì, effettivamente era come... Metto la luce, scusate. Era come presupponevo, era come avevo premeditato. È veramente al di là di essendo scritta in dialetto, rende ancora di più, secondo me. E questo è un regalo appunto che si può fare un po' a tutti i romani. Quindi Antonella Cavicchioni, io ti ringrazio, ti mando un grosso abbraccio, ringrazio tantissimo e rimando lo stesso abbraccio a Lucia Fariselli e Caravello Ilena, non volevo sbagliare il nome, vi ringrazio perché siete state veramente celeri nel mandarmi questi messaggi. A tutti voi che volete, chi vuole mandare messaggi di questo tipo su qualsiasi argomento, o via email o nei miei messaggi, nei commenti dei miei video YouTube, mandateli perché io in qualche modo nelle puntate dopo li leggerò. Adesso io faccio una cosa, rimetto la videocamera qui. Questa cosa, ecco, mi riaggiusto la luce, ecco, io questa cosa sognavo di farla, era una delle cose che sognavo di fare dall'inizio dei video YouTube, questa interazione. Interagire con il pubblico a casa. Bene, siamo stati tranquilli, abbiamo scherzato, adesso è arrivato il finale, non voglio dire il gran finale perché quello sta a voi decidere se è bello o no, perché giustamente, sicuramente voi tutti avrete il vostro pensiero, io voglio esprimere il mio pensiero sull'Italia con questo finale, quindi prego. Chi sono io? Non mi riconosco. Neanche guardandomi allo specchio riesco a capire la persona che sono diventato.
Non ho nulla, non ho niente, non so neanche parlare. Non ho i soldi per mia figlia. Non ho la dignità di mostrarmi a mia figlia. Ho soltanto la forza di sbagliare, sbagliare e sbagliare ancora. E tutto per cosa? Per chi? Per quali persone? Per loro? Beh, se è questo il mio paese, io non voglio farne parte. Sacred card that didn't play and plays the lyre, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the mid and fourth, and the mayor lift, the buffer king composing hallelujah. Was strong, but you needn't prove. You saw he betting on the roof. He'll build in the moonlight over to ya. She tied you to had a kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Questa che state vedendo è la fine del video. Volevo dirvi una cosa. Il 4 luglio 2013, alla Dispoli, il mio primo concerto. Vi terrò informatissimi fino a quella data. Vi aspetto in tanti, mi raccomando, perché sarà un evento davvero, davvero unico. Ciao!